qual è l'organizzazione per recuperare questa settimana persa? Nel caso, ovviamente, la settimana prossima si potesse iniziare con le attività. No, nel caso che si possa riprendere l'attività, la soluzione più semplice che abbiamo trovato concordemente anche con le strutture è quella di estendere la normale attività didattica di una settimana, quindi si riprendono e i dipartimenti, i corsi di studio potranno fare lezione una settimana in più. Per quanto riguarda le sessioni d'esami, che nel caso sono saltate questa settimana? Per gli esami, incluso gli esami di laurea, abbiamo fatto una deroga al nostro regolamento didattico che permetterà lo svolgimento degli esami delle sedute di laurea contemporanea con il normale svolgimento delle lezioni. Nel caso ci fossero degli studenti per i quali slitta la laurea di marzo, quindi si laureerebbero poi fuori corso, come funziona? Non c'è questo pericolo perché stiamo attrezzandoci per permettere a tutti di laurearsi nel mese di marzo, anche nel caso che ci sia il prolungamento dell'emergenza coronavirus. Ecco, nel caso proseguisse la situazione di chiusura, l'università, sta pensando a dei modi alternativi di erogare le ore di lezione? Stiamo pensando a metodi alternativi sia per erogare le lezioni, sia per fare gli esami di laurea, sia per fare gli esami di profitto. Ci stiamo riunendo in questo momento e entro pochi giorni uscirà una linea guida proprio nell'eventualità che si prosegue nell'emergenza. In questa settimana di sospensione, comunque l'università è rimasta aperta? L'università è stata aperta, non abbiamo avuto molti studenti nelle nostre aule e neanche nei nostri corridoi, nelle anche aule biblioteche che erano chiuse, però tutto il personale è al lavoro, chi in smart working, chi in telelavoro, chi in presenza.